Se ne trovati con terzo millennio, siamo al countdown sia per quanto riguarda questo strano, improbabile, faticoso, difficile 2020, sia per quanto riguarda i vaccini. Finalmente sembra che siano arrivati, ma anche lì, ragazzi, veramente scene da film, scortati con i camion, delle dosi molto particolari. Riscoppia anche lì, e non poteva non, è, non scoppiare, ovviamente, tutta quella che era problematica politica che abbiamo vissuto in questo periodo, con un'incertezza proprio strutturale. Molto molto faticosa e quello che cercheremo di capire è quello che approfondiremo nell'odierna puntata di terzo millennio con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Diamo il bentornato a Brando del ristorante da Brando. Buonasera, grazie. Complimenti anche per il look. Diamo il ben trovato alla presidente Mavi Enrica Montanucci. Buonasera, Buonasera grazie. Buonasera a lei. Diamo il bentornato all'avvocato Piacentio Lamesi. Buonasera, Buonasera grazie. In studio finalmente da Berlino e qui con noi il dottor Pietro Sodani, ematologo. Buonasera. Buonasera, lei grazie. un diciamo, look strepitoso e diamo anche il ben trovato al nostro avvocato onorevole Carlo Giovanardi. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Io inizierei subito con lei. Sono arrivati i vaccini, una spettacolarizzazione, ovviamente dei vaccini, però poi le cose si vengono a sapere, la Germania sta sempre un passo avanti a noi. Ma come mai onorevole? ma guardi, ormai lo spettacolo si confonde con la realtà, la realtà si confonde con lo spettacolo, tutto viene enfatizzato in maniera, secondo me, inaccettabile, eh, sembra una gara di propaganda eh, politica, culturale, di passerelle, di immagine, eh, devo dire, credo che, che per la gente sia assolutamente difficile orientarsi e farsi un'idea precisa di, di quello che sta succedendo. Non so se storicamente abbiamo mai vissuto una fase in, in cui le cose si sono confuse in questa maniera e in cui, devo anche dire, però i giudizi vengono dati in tempo reale e chi dà i giudizi, anche noi, anche, anche per me che sto parlando in questo momento, purtroppo non c'hanno poi gli elementi di approfondimento per... Dare giudizi fondati, perché tutti allora, parliamo per ho sentito dire. Onorevole, parliamo... onorevole mi perdoni, siamo, siamo quasi a fine anno. Io, è il momento di fare un po' diciamo un riassunto di quello che è successo. Devoti alla politica. Eh, perché la politica, come, mi, come ha detto giustamente lei, è stata completamente inglobata dall'informazione. Cioè, ormai è la, il politico che va dietro all'informazione, il politico che la spara al momento, poi due giorni dopo dice una cosa assolutamente diversa. Quindi è giusto quello che dice lei. Cioè, il cittadino sempre di meno si fida della classe politica, in toto. Che voto darebbe alla politica oggi? Io darei un voto pessimo al sistema perché è un cane che si mangia la coda. Il politico esiste se va in televisione e sui social a dire qualcosa di eclatante. Se no nessuno se lo fila, e nessuno lo riprende. Eh, se dice cose di buonsenso e normali è fuori da ogni tipo di circuito. L'informazione cerca politici che dicono qualcosa di eclatante magari anche baruffe e in tutta questa sceneggiata eh, i problemi che sono sempre più complessi sempre più complicati sempre più difficili da leggere che richiederebbero sempre più informazione per poter dare un giudizio vengono messi sotto il tappeto poi in questo uh, vorticoso giro il giorno dopo tutti si sono dimenticati di quello che dicono il giorno prima rapidissimamente quando era al governo ho stato tanti anni in Parlamento veniva presentata la finanziaria la finanziaria erano migliaia e migliaia di pagine. Entro 24 ore i giornali e le televisioni volevano sapere da me, ministro del rapporto col Parlamento o capogruppo parlamentare, cosa pensavo della finanziaria. Ora, tutti quelli che davano un giudizio sulla finanziaria non l'avevano neanche minimamente letta. Se uno avesse detto, signori, per cortesia, datemi 12 ore, 20 ore, il tempo studiarla. di leggere queste certo. migliaia di pagine, cosa ti rispondevano? Che il giorno dopo la finanziaria non era più nel tabellone, cioè non era più nel circuito dell'informazione. Quindi, tutti quelli che parlavano della finanziaria e che parlano oggi di atti di questo tipo, nessuno l'ha letta, parlano per sentito dire. È uno dei drammi della velocizzazione dell'informazione, per cui tutti parlano sul sentito dire. E anche le fakes che girano incredibili, prima di essere smentite ci vuole tempo perché, intanto, la notizia falsa viene data e si consolida. Poi, quando viene verificato che la notizia è falsa. È tardi perché sui circuiti dell'informazione rischia di rimanere per anni come se fosse una cosa vera. No, è vero, si, un si consolida. E eh, di oggi. Eh, fermiamoci su questa parola, si consolida perché è qualcosa di assolutamente vero, è qualcosa che abbiamo anche provato in prima persona a Sodani. Io ho avuto il piacere un po' di tempo fa di intervistarla eh, sui social, parlavamo appunto di vaccino e, e la cosa strana, la cosa che è successo è che lei è stato criticato non per i contenuti ma per il look. E Questo lo, lo vorrei sottolineare, no, no, è una cosa importante. cioè nel secolo che dice l'onorevole, la superficialità che c'è, le persone neanche leggono, neanche studiano, vedono qualcosa, cioè addirittura il dottor Sodani ha detto delle cose che lui pensava anche condivisibili per quanto riguarda il vaccino, aveva dei dubbi che piano piano sta smussando ovviamente con eh, quello che sta succedendo perché poi la scienza progredisce, la scienza dà eh, diciamo, dei computi, dei risultati e in base a questo uno cambia opinione, più o meno lei aveva detto questo, cioè ho dei dubbi per la velocità, questi dubbi adesso sono meno Meno forti, meno importanti, perché lei ha studiato. Invece la critica era semplicemente sull'aspetto fisico, senza che le persone si documentassero su chi è, su cosa ha fatto e invece le persone cosa fanno? Vanno a credere a eh, i, questi presunti medici, questi capopopolo che improvvisamente spuntano dal nulla, che non sono eh, semplicemente per, per farsi pubblicità. È successo questo, no? È successo questo, ma questo è consuetudine nella mia storia, cioè non è la prima volta che mi è succede. Ma mi è abituato a farsi trattare male, no? Ma no, spero eh... di no. <ride> Se posso guardi, ricordo velocissimamente un episodio che fui a mh, Il mio professore, il professor Lucarelli, fu invitato a un congresso internazionale in Israele. No, 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 in Israele, in India, in India. Lui non poteva andare e mi mandò a me. Era un congresso veramente di quelli fantascientifici dove c'erano dei personaggi. C'era un chi aveva preso il Nobel per la medicina l'anno prima, chi l'aveva preso cinque anni prima, e mi presenta io. E il presidente del congresso mi disse aspettavo uno scienziato, non una rock star, ma guardandomi con molto, molto, molto distanza. <ride> esatto. Dopo però, fortunatamente, dopo la relazione, dopo la mia esposizione dei miei dati, dopo, fortunatamente cam cambiò idea e cambiò opinione e mi invitò anche negli anni successivi. Quindi, è qualcosa che nella mia storia Io, mi succede frequentemente, questo ma, succede, succede, ma, succede, ma mi inorgoglisce. Però. Sì, succede sì. frequentemente perché ecco, invece una cosa fondamentale, cioè quando poi seguite delle persone, dico agli amici di casa, come ha detto anche l'onorevole Giovanardi, documentatevi, se uno parla di, di finanziaria, che almeno l'abbia letta, perché sennò qui l'informazione diventa caotica e poi noi in realtà non, non ci capiamo nulla. Le rifaccio la domanda che le ho fatto qualche mese fa. Forse mi risponderà allo stesso modo, forse no, la vedo già insomma, abbastanza preoccupato. E alcuni mesi fa ha detto, mi disse: se esce il vaccino, io forse non lo farei per due motivi: primo perché già sono immune, in quanto ricordiamo che il dottor Sodani ha avuto il Covid, che, è, che esiste e che è qualcosa di molto molto, molto faticoso e pesante. Se, quindi, un motivo c'è, e secondo, perché secondo lei fino a due o tre mesi fa il vaccino aveva avuto un iter troppo veloce, ad oggi. Qual è il suo pensiero a riguardo? Dopo che si è documentato, se fosse necessario lo farebbe? Allora, non mi dica che ha già avuto il Covid perché non va bene. La domanda no, è precisa. La, no, la domanda è precisa, io le dico. Eh, aspetti, però almeno me lo, me lo conceda, perché questo penso che sia un punto di chiarezza. Non mi scappi, sono. No, anni, no, non scappa, non scappa. Okay. dopo ritorno in maniera Perfetto. fredda sulla sua domanda. Però mi consenta di dire che, dal momento che ho avuto il covid, io mi considero un vaccinato naturale. Perché la mia immunità non credo che sia, anzi, sono fermamente convinto che la mia immunità nei confronti del covid non sarà una immunità temporanea, ma sarà un'immunità persistente. Tornando al discorso del vaccino, io credo che oggi bisogna, e mi collego a quello che diceva l'onorevole Giovanardi, bisogna usare l'equilibrio. Scusate, so la domanda è oggi, lei lo farebbe per Non vi sono vaccino, alternative? Oppure no? Non vi sono alternative alla vaccinazione Quindi di massa. Quindi, sì, eh. io personalmente no. Io personalmente no per i motivi che ho detto prima. Ma io credo che oggi proprio non, non ci sono alternative alla vaccinazione di massa. Non strada, non c'è un'altra strada. Però lei non lo farebbe è cioè, un controsenso, mi perdono. No, io non, lo farei, io non lo farei in quanto mi considero già vaccinato. non mi ha risposto, vabbè, non fa niente. No, no, <ride> no, no, no. No, no, no. non mi ha, ha risposto. Presidente, allora, invece, eh, passiamo... Il parcello lui non lo farebbe, invece io consiglio caldamente eh, di farlo perché e Invece è giusto l'incipit che al momento non abbiamo altre soluzioni. Quindi, e prima o poi dobbiamo uscire da questa pandemia, che è anche poi una pandemia economica molto, molto pesante, perché poi ricordiamo e approfondiremo poi anche nelle prossime puntate che c'è un enorme problema economico che ci porteremo nel 2021 e che dal punto di vista finanziario sarà molto più pesante rispetto al 2020. Presidente, sì, allora 2021 sarà molto più pesante. Quali sono le aspettative? Ah, secondo me il 2021 esce proprio con un'ansia da prestazione generale, Beh, perché tutti si... ci aspettiamo okay, ovviamente chissà lei, quale sì. miracolo, in verità ritengo che i primi sei mesi saranno assolutamente identici a quest'anno, non cambierà nulla, il mio settore nello specifico è un settore alla paralisi oramai dal 23 di febbraio, quindi diciamo allo stremo. Poi se, come ne parlavo poco fa con Sodani, è vero, non c'è alternativa, ma è anche vero che con una vaccinazione di massa in qualche maniera inizieremo ad uscirne. Inizieremo ad uscirne e io conto che per la seconda metà dell'anno qualcosa si inizierà Speriamo. a vedere, ma chiaro, io eh, ritengo che il turismo, se eh, ci sarà un ritorno alla vera normalità, salvo i morti in campo che saranno almeno il 40%, torneremo a vederlo com'era forse nel 2023, non prima. Questo è lo stato delle cose. Il 2023 addirittura. Ma il nostro settore è un settore devastato. Io le faccio l'esempio. Ricordiamo banale. qual è il suo settore, per gli amici da casa. Io sono presidente di un'associazione che si chiama Mavi, Movimento Autonomo, Agenzie di Viaggi Italiane, nato proprio sotto Covid, per ricordare al nostro governo che esiste un settore che si chiama turismo. E abbiamo ascoltato il governo? Beh, oddio, guardi, io sono una di quelle che è riuscita a portare a casa una prima parte di aiuti, nel senso che eh, abbiamo ricevuto in questi giorni una rata degli aiuti di Stato che noi aspettiamo dal 31 di luglio. Eh, I primi pagamenti sono usciti il 24 di dicembre, una parte. Una rata. Unici soldi avuti dal settore. Le faccio la domanda all'incontrario: sì. E quanto è insufficiente? Perché quanto è sufficiente mi sembra una Ma domanda. Le faccio proprio i numeri. Io sì. per mila euro me ne hanno dati 12, faccia mm. lei. Quindi meno del 10%, <ride> meno. insomma. Sì. Una situazione molto, molto faticosa. Avvocato Lamesi, abbiamo parlato un po' del vaccino. Allora, faccio la domanda anche a lei: il vaccino lo farà? Vabbè, Ma... Lei è giovane, quindi <ride> ha tempo per pensare, però lo farà? Guardi, direttore, io lo farò probabilmente, non mi sono ancora posto il problema perché credo che noi giovani senza patologie il problema si vorrà tra molti mesi purtroppo. E questo Credo che dipenda un po' dall'organizzazione del governo, che anche su questo piano vaccini mi sembra un pochino zoppicante. Sulla spettacolarizzazione di cui parlava prima sorridevo, nel senso che mi sembra in linea con tutto quello che abbiamo visto in questi mesi da parte di questo governo, no? Quindi queste conferenze stampa di conte in prima serata, reti unificate. Cioè è un po' il modus operandi di questo governo. Questo salire sul carro dei vincitori, quindi farsi vedere con i primi vaccinati, quasi a voler sventolare un grande successo da parte del governo italiano, mi fa sorridere perché insomma, qui il governo italiano certo. poco c'entra sul fatto che l'Italia abbia avuto queste dosi. Dobbiamo ringraziare innanzitutto le aziende farmaceutiche e gli scienziati che hanno contribuito a trovare il vaccino e soprattutto mi dispiace dirlo perché insomma non, non, non vedo l'Europa di buon occhio però le dosi che ci arrivano ci arriveranno se ci arriveranno grazie a degli accordi europei per cui ci spettano delle quote per ecco, legge allora, quindi... allora, mi perdoni, la, doma la domanda questa è fondamentale nel senso che eh, è cambiata un po' la, la situazione europea c'è cioè, stata questa problematica mm. dell'uscita dell'Inghilterra un'uscita anche pacifica eh, meno peggiore di quella che ci aspettavamo però in realtà il rapporto con l'Europa forse la stessa Europa è cambiata, cioè si è resa conto che c'è bisogno di maggiore eh, liquidità, di maggiore unione. Secondo lei è qualcosa di veritiero ed è qualcosa eh, diciamo è un merito del governo oppure ma, è la situazione ma, che ha portato ma, a ciò? Guardi direttore, eh, i principi sono sempre positivi e la, la, il punto di partenza è sempre quello di vederlo di buon occhio, cioè il senso della comunità europea, dell'Europa sicuramente ha un senso. Il discorso è che poi, come ogni cosa, abbiamo assistito ieri a questa notizia scandalosa, a mio avviso, la Germania che acquista privatamente da Pfizer 30 milioni di dosi. Il nostro ministro, il nostro commissario Arcuri, interrogato sul punto di vaga, cioè qualcuno deve darci delle spiegazioni, se c'è una comunità europea, se c'è un'Europa che stabilisce delle quote vaccinali ad ogni singolo paese aderente agli accordi europei, ci devono spiegare perché alla Germania è consentito trattare privatamente con un'azienda, che tra l'altro è la prima azienda a mettere il farmaco sul mercato, e acquistare un terzo delle dosi, no, un, forse un, un sesto delle dosi che spetteranno all'Italia. Quindi questo ce lo dovranno spiegare. Ad oggi nessuno dà risposte su questo punto. Ci devono spiegare perché l'Europa. Arriva all'approvazione del vaccino un mese dopo l'Inghilterra, tre settimane dopo gli Stati Uniti. In Inghilterra hanno già vaccinato due milioni di persone, in Italia siamo ancora alle foto dei medici che si vaccinano e fanno propaganda, sono i sono politici sempre... che si vaccinano e De Luca ce lo dovrà spiegare perché si è vaccinato per primo quando non rientrava in nessuna delle categorie eh, che, che, che andava vaccinata per prima. Queste sono domande che io mi pongo da cittadino, perché chiaramente non sono un tecnico, non sono un medico, ma da cittadino me lo pongo. Qualcuno deve darci delle spiegazioni. E l'altro punto, do, direttore, quando fa la domanda a Sodani sul fatto si vaccinerà o meno, qui c'è un problema di comunicazione. Questo governo è mancato da un punto di vista della comunicazione sotto tutti i punti di vista. Ad oggi il vaccino finalmente da domenica è entrato sul mercato italiano, ma nessuno ci ha spiegato nulla del vaccino. Cioè, tutti ci dicono che bisogna vaccinarsi è l'unica strada per arrivare alla eh, famosa immunità di gregge leggo sui giornali, così si chiama mi fa un po' ridere il termine però immunità di gregge, siamo diventati delle pecore ne prendo atto, ci trattano da pecore perché stamattina leggo l'intervista del vice ministro della sanità che dice che se un terzo degli italiani si rifiuterà di vaccinarsi sarà necessaria la vaccinazione obbligatoria, si ritorna a parlare di vaccinazione obbligatoria avvocato, cerchiamo torniamo... di spiegare agli italiani quello che significa vaccinarsi torniamo, quali sono le conseguenze a quello della che ovvero della lancio delle notizie, cioè l'informazione poi dovrebbe essere, l'informazione dovrebbe essere, soprattutto chi parla, chi ha diciamo, un peso specifico maggiore, che sono i medici e i politici, dovrebbero fare un'informazione non urlata, un'informazione tra virgolette Però, su dati oggettivi. Ma è una giusto chiusura. quello che dice, parla da cittadino. Io quello, no? che, quello che dico, che è chiaro che quello che preoccupa il cittadino... È la tempistica con cui si è arrivati a un vaccino. C'è stata una sperimentazione accorciata, ora è vero che ci dicono che sono stati investiti i mezzi economici mai visti per un vaccino, ma la sperimentazione, soprattutto per gli effetti collaterali a medio e lungo termine, non è così certa, almeno questo è quello che leggo, il cittadino ha paura di questo, quindi certo. vuole essere tranquillizzato su questo, ci vuole comunicazione e informazione, non l'obbligatorietà, obbligare, Comunicazione e informazione, due parole fondamentali, onorevole Giovanardi, più o meno quello che diceva lei, no, cioè perché? questa comunicazione esterica, questa informazione così che un giorno si dice una cosa e un giorno l'altra hanno portato, giustamente, il cittadino poi a capirci poco e ad essere no, completamente no. impaurito. Un'altra cosa che le volevo chiedere, eh, ci ha detto il nostro Presidente, che forse la situazione forse tornerà quasi seminormale nel 2023 onorevole ma siamo così per altri due tre anni cioè, allora, non voglio portare male no, scusate un attimo qui torniamo sempre al concetto che se uno piglia l'autostrada fuori mano considera pazzi tutti quelli che gli vengono incontro ora che un fenomeno che coinvolge tutto il mondo tutti i paesi del mondo drammatico di, di questa pandemia esiste e sia serio non lo possiamo mettere in discussione non possiamo mettere in discussione che abbiamo avuto 70.000 morti, che cioè abbiamo avuto migliaia e migliaia di morti per i, i reparti chiusi che riguardano la prevenzione, che riguardano i tumori, che riguardano gli ictus, che riguardano gli infarti. Tutta quella mortalità collegata al fatto che gli ospedali sono intasati dal Covid. Mettiamo in conto il disastro economico epocale a cui di, siamo di fronte. È chiaro che da questa situazione bisogna uscire. Allora, il vaccino, signori... Adesso faccio un esempio, qualcuno me lo contesterà, se cioè me lo contesterà mi dirà perché. È come se avessimo un incendio alle spalle, un incendio alle spalle, che si mangia l'appartamento e noi abbiamo un balcone alto due metri. Due metri. Allora, prima di, bruci di essere bruciati vivi, uno si butta da due metri. Il 99% che si butta da due metri non gli succede assolutamente niente. Qualcuno può darsi che buttandosi giù si rompa una gamba. Può darsi anche eccezionalmente che qualcuno buttandosi dal balcone per evitare di essere bruciato vivo, qualcuno batta anche la testa. E quello, noi siamo di fronte a una situazione di questo tipo. Abbiamo una pandemia che sta ammazzando economicamente, culturalmente, nei rapporti umani e sociali, negli ospedali, con migliaia di morti, con una situazione di, di anziani isolati dai giovani. C'è una possibilità che il vaccino può darsi, che il vaccino abbia qualche effetto collaterale signori rispetto a bruciare vivi tutti e a bruciare il mondo come sta bruciando il vaccino è l'ancora di speranza che cioè, se... e ono... incitare tutti a vaccinarsi Onorevole perché amico... chi non si vaccina non solo brucia lui ma di li fa bruciare anche gli altri. Onorevole, mi sta dicendo quindi che il vaccino, uh, da quello che suppongo, e comunque lei lo farà, e che è il male minore, lei lo farà innanzitutto... Ma di corso, se mi dicono di farlo, farò un minuto, io non so di che ho 70 anni, in che categoria rientro? Ma se mi dicono fra un minuto fai vaccino, me lo faccio fra un minuto, ma ci mancherebbe altro. La situazione Poi, economica invece Io strada che mettendomi in macchina al mattino, quando piglio la macchina e, e giro, ho una qualche probabilità di avere un incidente. E anche di rientrare nella casistica dei 3.000 italiani che muoiono in un incidente stradale ogni anno e di quelli che rimangono feriti. Ma non rinuncia ad andare in macchina. Perché il rischio zero nelle attività umane non esiste. Non no, esiste. No, eh. Anche chi fa una camminata gli può cadere una tegola in testa. Eh. La parte economica invece... Due... La Presidente ci ha detto 2023. Ripeto, sottolineo, 2023. Ma siamo messi così male? No, io guardi, credo che se la vaccinazione, naturalmente criticando tutti gli inghippi, gli intoppi i ritardi di questa sciagurata gestione commissariale si arriverà a primavera a fare il, il vaccino a tutti, penso che già dall'estate prossima si possa riprendere una vita normale. Certo, le, le categorie economiche più colpite si riprenderanno se il governo, come in altri paesi, stanzerà dei fondi seri per permettergli di riprendere l'attività, non di fallire. Di riprendere l'attività alberghiera di ristoranti nel terziario, quelli che sono stati massacrati da questo tipo di pandemia, perché alcuni sono stati massacrati. Gli statali certamente no, ci sono state aziende che invece hanno fatto profitti, ma non dico che abbiano fatto male a farli. Eh, ma sì, erano no, i settori certo. strategici per cui hanno potuto guadagnare e quelli che si sono sacrificati per tutti, è chiaro che la collettività li deve risarcire pienamente e se verrà fatto. Credo che alberghi, ristoranti, terziari, quelli che sono stati più colpiti, già alla fine del 2021 potranno tornare a una sorta di normalità. Noi ce l'auguriamo anche perché diciamo, questa, questa modalità dei ristori, questi soldi dati così un po' a caso, in realtà non sta funzionando. Andrebbe fatto qualcosa di strutturato, soprattutto andrebbe fatto qualcosa di strutturato anche nei confronti del rating bancario, ma poi questo lo svilupperemo. Allora, Brando, innanzitutto, bentornato. Certo, l'onorevole che purtroppo. Lo dico purtroppo, tra le categorie che, sono state, diciamo, che hanno subito maggiormente questo danno, anche perché oggi, ricordiamolo, siete chiusi, a Natale siete stati chiusi, eh, fra due giorni a Capodanno sarete chiusi, quindi eh, c'è proprio la, la sua categoria, ossia la categoria della ristorazione. Lei ha un eh, importante ristorante a Ponte Milvio, che appunto, prende il nome dal suo nome, da Brando, Qual è la situazione? Cioè, i distori voi non l'avete proprio niente. Io ad ascoltare i nostri ospiti chiaramente mi, 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 mi spavento veramente, nel senso: eh, 2023 è inaccettabile come data per riprendere una semi-normalità. Capire se i vaccini sono la soluzione o no anche mette a noi popolo una uh, confusione in testa che non finisce più eh, io sono ultimamente una persona che un po' si informa, no? sto cercando di leggere, di ascoltare e se prendiamo i noti virologi italiani negli ultimi otto mesi in tutte le trasmissioni nelle quali hanno partecipato, dicono dalla A alla Z, prima sì, poi no, poi forse, poi non lo so. Poi quelli di 80 anni, poi quelli dei 20, e poi funziona, poi forse non funziona. No, no, te... Io dico sono insomma, decidetevi, fateci sapere voi. Siete voi i medici, siete voi i dottori, siete voi la cultura. Dal punto di vista eh, di questo, di questo dramma, insomma, dateci voi la soluzione. Noi, io non so più che cosa fare. Sono molto franco eh, da parte del governo insomma c'è poco ormai abbiamo detto tutto e più di tutto ristori sono pari a zero eh, programmazione è pari a zero informazione è pari a zero io continuo a sostenere che se ci mettevamo paperino al governo era identico non cambiava niente allora, paperino perché lo, lo, show, lo, show, lo show del camioncino che arriva Sper dalla Germania ti prendo per dire fare una domanda no, del show ne parliamo dopo se ci fosse stato un altro governo ma io non lo so, perché lei la... doveva stare Grazie a politica in stare. generale che non Io va so bene che da Quelli noi. che oggi ci sono Andiamo. hanno fatto poco e nulla, è sotto gli occhi di tutti. Intervenga chi dice, c'è stato un articolo su eh, Claudio Amendola. Che... Ristoratore ha sostenuto, lui ha sostenuto che i ristori sono stati adatti a sostenere le perdite delle aziende di questo <ride> campo. Invitate lui, fatevi spiegare voi come, come ha fatto e ce lo venga a spiegare perché io sarei molto contento di imparare da chi è Qual è la situazione invece reale? Cerchiamo di spiegarla. Ma qual è, è cioè, da parte, mi perdoni, bravo, mi perdoni, lo capisco. Lei, è ma fatti, la situazione però, reale con, è Ma con sotto calma, se no tutti. da casa non capiscono. Allora, lei è un ristorante eh. che va molto bene, a tanti sì. dipendenti. Improvvisamente sì. questa situazione sì. di pandemia vi sì. dicono di fare. Io poi ci sono venuto, sono venuto sì. a trovarla, quindi vi dicono di fare una serie di lavori. Sì. Voi li fate, certo. quindi diminuite i posti, mettete i. i e se... guai a non farli, e sottolineo io, eh. Poi, hanno, poi niente, una retromarcia, nel senso che il Plessica. Se tutte queste cose non servivano più, bastavano delle distanze. Quindi mm. in realtà, quello che dice lei è un'infodemia, una comunicazione da parte. Dei medici molto confusa e ci può stare all'inizio, ma adesso, quando più o meno il virus si conosce, gli effetti si conoscono e come combatterlo si conosce, quello che noi diciamo, cerchiamo di dare delle linee guida. Voi non avete linee guida, non sapete se il 7 riaprite o no. A me è piaciuto molto il passaggio dell'informazione oggi fa politica, non è più il contrario. Allora, noi abbiamo imparato dai giornali che conta avrebbe detto pochi giorni prima di Natale, vi chiuderemo. Certo, noi l'abbiamo imparato dai giornali. Sì, la linea non era proprio chiarissima, ma il messaggio, insomma, era abbastanza chiaro fondamentalmente. Allora dico io, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa pur di tornare alla normalità. Abbiamo bisogno di aiuti perché non ce la possiamo fare da soli, è tecnicamente e finanziariamente impossibile. Chiediamo semplicemente che lo Stato intervenga nel modo migliore e più chiaro possibile in questo aiuto. Hanno la bacchetta magica? Certo che no. Mica pretendiamo che domani ci danno 100.000 euro a persona e ci pagano gli affitti e ci pagano la merce e noi andiamo in vacanza. Non pretendiamo questo. Pretendiamo esclusivamente Anche un sì. minimo di chiarezza, un minimo di programmazione. Ci volete chiudere tre mesi? Chiudeteci. Ditecelo però, ma ditecelo un mese fa, esatto, non domani. Ci volete riaprire il 7 sì o no? Non si sa ancora. Esatto, non esatto. è certo che il 7 di eh, gennaio le attività di somministrazione possano riaprire. Ma è un paese normale questo? Tra una settimana no. il 7 oggi è un paese no, normale. No. Dico però io. lei non è a fare una tirata d'orecchie perché non è stato di parola, eh? mi aveva fatto una promessa. Quale? Mi doveva portare un video. Sì, è vero. Non Perché lei ha un problema. Non Però so, tu vuoi che allora io mi arrabbio di più ogni ha, giorno. Ha un problema endemico lei con le piste ciclabili qui a Roma. Sì, è sì. è vero, questa cosa. Ma credo che lo abbia fatto. Mi aveva fatto la promessa: cioè, è una barzelletta. Ha, no, lei mi aveva detto parole testuali: sì. Vado con la mia bicicletta sulle piste ciclabili e le faccio vedere, direttore, quello che hanno fatto Solo con i nostri vedere. soldi. Sul lungo non me l'ha portato, eh. portato io spero che glielo... pro... la prossima volta giuro che lo porto perché è una cosa da ridere. No, ormai c'è da ridere, non c'è più neanche da piangere, c'è da ridere Assolutamente. fondamentalmente. Sodani, velocemente eh, è anche è stato anche l'anno del protagonismo dei medici medici usciti dal nulla eh, che diciamo improvvisamente tutti scienziati tutti virologi tutti eh, professionisti del settore medici che dicono A, B, C, D ultimamente ci sono stati poi 13 medici da quello che, che abbiamo sentito che sono stati in qualche modo bacchettati ricordiamo anche i motivi innanzitutto noi siamo per la libertà quindi ognuno può dire quello che vuole però c'è anche da dire che in una situazione così eh, gravosa e così difficile se uno ha delle responsabilità dal punto di vista eh, sociale, appunto, un medico o eh, un politico dovrebbe prima di parlare, quantomeno pensare. Lei che, che dice su questo? Qual è il suo pensiero? Io penso che causa questa. <ride> Sono tanti, eh. per te. è una traspressione penso... libera, può dire quello che vuole. <ride> no, no, perché non si mi preoccupa. viene da sorridere, perché penso veramente. A tutto quello che è successo, a tutto quello che sta succedendo, e causa questa informazione, che è stata un'informazione che non so veramente definire, paradossalmente, adesso le persone stanno passando dalla paura del virus alla paura del vaccino, io capisco che veramente l'atteggiamento di una persona normale è, vive nella confusione più totale, e in questo, cioè in questa cattiva informazione, ci si mette anche. Un concetto, che è un concetto sacro, porca miseria, è un concetto sacro, cioè la scienza non dà verità, ma la scienza per essere scienza non può essere vincolata, non bisogna aver paura di parlare, non bisogna aver paura di dire le proprie opinioni perché c'è la paura di sfidare il sistema, la sfida, perché il sistema in, questo, in questa circostanza ha dimostrato soltanto di inglobare, di bloccare qualsiasi pensiero scientifico, la scienza apre dubbi. Non dà una verità sacrosanta, la scienza apre dubbi e in questo sistema lo sta impedendo. E questo è il risultato, questo è il risultato che noi adesso non abbiamo nessuna alternativa. L'unica alternativa che abbiamo è il vaccino e non è neanche più legittimo e non è neanche più ipotizzabile avere un dubbio. Avere un dubbio non si può avere. Perché chi ha dei dubbi è meglio che te li tieni per te, perché hai un effetto contraddittorio, perché puoi soltanto fomentare e alimentare la confusione delle persone. Perché quando in televisione si sentono degli appelli al senso civico e al dovere morale, è no, e no, qui nessuno ci può stare, perché se parliamo di senso civico, io sbatto su questo tavolo i vent'anni che sono passati e sono trascorsi dai vari terremoti e le persone che stanno ancora dentro ai container, quello non è senso civico? Le persone che non campano con una pensione di 50-100 euro al mese, quello non è senso civico? E adesso c'è una persona, che è additata di essere quasi un delinquente perché es esprime un dubbio su una campagna vaccinale che sa che dovrà estendersi su 40 milioni di persone. Però il dubbio è lecito, il dubbio è assolutamente lecito, però come ci ha detto, anzi vorrei che lo ripetesse l'Onorevole Giovanardi, tra quello che dice lei è giusto, cioè la scienza è in continua evoluzione, noi andiamo, eh, studiamo, scopriamo il, il vaccino, presumibilmente funzionerà, ci possono essere degli intoppi, questo è lecito. Però oggi non c'è alternativa, onorevole Giovanardi, almeno così crediamo. Lo stessa cosa dei tamponi, l'efficacia dei tamponi, eh, però abbiamo questo, che facciamo? Se non ci sono altri strumenti teniamoci, c'è cioè le persone persone che dicono che non va bene, come anche i politici che dicono che non va bene, a noi farebbe estremo piacere che oltre a dire no, dessero anche delle soluzioni. Questo non va bene, allora fai Party. così. Prego, onorevole. Eh, poi se il professore mi permette di scherzare con lui, vorrei far vedere un'immagine del professore giovanile che ho trovato. Sì. Ma il discorso che fa lui è perfetto sulla scienza. Soggettivamente, se una persona prende il vaccino e muore, il 100% delle persone dal suo punto di vista muoiono, perché muore lui. Ma se su un milione di persone è l'unica a morire vuol dire che il vaccino ha una mortalità di uno su un milione o di uno su dieci milioni. Quindi è evidente che, che, che ci può essere un effetto indotto in qualsiasi tipo di, di, di oh, prevole, attività umana. Posso, posso, replicare, posso replicare. Prego Sodani, poi ci sta riputando. Io penso che vede, la confusione che si genera è proprio eh, un, una sorta di discussione che stiamo approntando noi adesso perché. Noi dobbiamo responsabilizzarci su un fatto. Attualmente non c'è nessun'altra alternativa al vaccino, ma tutte le domande che sono contestuali al vaccino non, noi non abbiamo risposta, non ci sono delle risposte. Quindi tutto quello che su dubbi, domande, su lati oscuri in questo momento storico non è contestuale. Dobbiamo aspettare. Forse un anno, forse un anno e mezzo, e allora lì saremo in grado di rispondere. Però nel frattempo lo facciamo. Ma nel frattempo non c'è altra alternativa. Eh, eh, per cui... Perché o, guardiamo, o ci guardiamo indietro e, e cominciamo a parlare che forse una maggiore efficienza della medicina territoriale, che forse una maggior definizione degli approcci terapeutici avrebbero potuto mitigare il danno, ma in questo periodo storico questo abbiamo e le domande che conseguiranno. Avranno delle risposte. Vi devo future. salutare, vi devo salutare. Posso far vedere la foto prego. del professore giovanile che ho trovato? Pff, prego onorevole, prego, prego. Velocemente, ecco. prego. Aspettate, aspetti, eccola qua. Sì. Ecco. Era il giovanile, eh? Sodani, però, lei è eh, un anche... certo corpone Medusa anche... l'ho trovato per mezzo vedendo ma dove lo Anche oh, lì mi è arrivato sì. per, eh. per quanto riguarda la medicina territoriale, vorrei ricordare che è stata devastata. L'approfondiremo poi in una prossima puntata, sempre con l'onorevole Giovanardi, è stata completamente devastata negli ultimi 20-25 anni. Era una delle nostre eccellenze, una delle eccellenze del nostro paese ed oggi ci troviamo così. Quello che dice lei però sulla medicina sodania assolutamente giusto vi ringrazio vi saluto l'appuntamento con Terzo Millennio torna domani eh, domani diciamo ci avviciniamo al meraviglioso capodanno che passeremo tutti insieme da soli a casa facciamo anche un po di ironia per alleggerire ci vediamo domani eh, buona serata e grazie ai nostri ospiti a domani Sono Simone Occhiuto, titolare di Assibroker Broker Tirreno, una società di brokeraggio assicurativo. Come molti di voi sapranno, è possibile che le compagnie di assicurazioni acquistano il credito da parte della ditta che esegue i lavori per un condominio. E i condomini non spenderanno nulla, non so se mi sono spiegato, non spenderanno nulla. Noi di Assibroker Broker Tirreno siamo al vostro fianco, in ambito assicurativo, con delle coperture specifiche sui lavori che vengono fatti. Assibroker Broker Tirreno, bonus sereno! Aspetta ogni giorno a pranzo, inoltre goditi il RECOMENO direttamente a casa tua ogni giorno dalle 18 alle 23.15 con il delivery e goditi i nuovi fantastici piatti di crudi e sushi. Ristorante Ruderi aperto tutti i giorni 7 su 7 a pranzo e cena. Vi aspetto non mancate. La Sire Service, azienda leader nel settore delle manutenzioni a Roma, Pone come obiettivo primario la semplificazione del concetto di manutenzione. Per ogni segnalazione di guasto urgente, l'intervento viene effettuato entro un'ora. La nostra piattaforma gestionale, realizzata su Zura, massimizza l'efficienza di tutti i processi di lavoro, dalla notifica di guasto alla risoluzione del problema, dalla richiesta di elaborazione preventivi, sino alla produzione di materiale fotografico che permetta di certificare l'intervento svolto. Stai cercando lavoro, non sai come fare? Bene, per te oggi c'è Life Consulting, lavora con noi, inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo in brevissimo tempo a trovarti lavoro. Life Consulting a Roma in via Torcegno 37D, ti aspettiamo. Life Facility, lavora con noi, inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo per trovarti un lavoro. Life Facility, Recruitment, Chiocciola, Opera 2020.it Life Facility, Via Antonio da Gaeta 17 00125 Roma Stai cercando lavoro da oggi puoi farlo con Life Logistic. Lavora con noi. Inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo ovviamente per trovarti lavoro in brevissimo tempo. Life Logistic, via delle Triremi 50 00 121, Roma.